Eccoci ancora insieme. Avevo interrotto sia Silvano che il nostro ospite, questa volta insomma tocca a te. Allora, si diceva dei materiali, vero? Per riprendere un po'. No, dei campionati italiani a Passo Coe. Sì. Hai partecipato? Com'è andato innanzitutto? A proposito dei materiali, sì. Io ho fatto una gran fatica perché non avevo proprio i materiali azzeccati come Silvano aveva. E niente, io ci tenevo perché era l'ultima gara della stagione. La settimana prima ho fatto una bella gara a Magazonta, allora ero partito convinto di fare una bella gara anche a questi campionati italiani. Di categoria sono andato secondo, però in generale sai com'è. Sei contento della tua stagione? Sì, devo essere abbastanza soddisfatto perché io non ho obiettivi grandissimi, quindi io basta un vino la sera dopo. Sei un vero amatore, insomma. Sì, quasi. Quest'anno sono riuscito a ottenere il primo posto ai campionati italiani della protezione civile a Tarvisio. E ho vinto L'applauso al campione italiano della protezione civile. Dovevi dircelo, dovevi dircelo prima, perché così la festeggiamo prima. Vabbè, va bene così. Non fa niente. E dopo anche la gara della SATA, ecco, io posso dire di aver vinto queste gare. Bravo. Sì, ecco. No, per tutto sommato io sono soddisfatto perché per il tempo che dedico vado anche troppo. Io volevo chiedere solo una cosa. Domenica che hai fatto i campionati italiani di cittadini e master, lo ribadisco, master. Ti sei divertito a far sei giri del percorso con una neve così paccioccosa? Dai, ormai questo termine è bello. A parte avere gli sci giusti, avere le scioline, ma però se il giudice permetteva di fare due giri da 15 come Magazonte, ti divertivi molto di più, penso. Ma guarda, non so se era stata la temperatura della neve o la condizione, insomma, diciamo che io ho fatto una miglior gara la settimana prima. Domenica non è che mi sono divertito, più che altro perché ho fatto molta fatica, non per... Allora Silvano, è stata così, presa una decisione all'ultimo momento, questa è una notizia da voi da giornalisti che bisogna dire. Allora i giri previsti erano due, se non sbaglio. No, potevano essere due o tre, dipende. Di solito sono 15 anni che facciamo le gare. Tre giri da 10 km. Tre giri da 10 km. Per i maschi, giusto? Tre per i maschi e un giro da 10 e uno da 5 per le femmine. Questo era il giro classico, certo, che si faceva da molti anni. Poi è stata cambiata la decisione. Perché c'erano concorrenti, per quale motivo secondo te? Dovrebbe essere stato il contrario, perché con 200 rotte persone che giravano su un anello da 5 km, dopo 5-6 giri c'è 1000 rotti passaggi, la neve ovviamente si è deteriorata tantissimo. Io pensavo che anche il giudice potesse lasciar perdere come tutti gli altri anni, far tre giri da 10 e così tutti si divertivano, meno problemi, meno incidenti. E io ribadisco il fatto che l'incidente di Eugenia Piccicova è proprio dato da questo fatto, per quei doppiaggi, perché ovviamente c'erano diversi doppiaggi, si è beccata un bel taglio all'inguine e ha dovuto andare all'ospedale. Sì, dobbiamo spiegare ai telespettatori come è avvenuta questa, perché tutti si domandano perché ha avuto questo incidente, dobbiamo spiegarlo. Beh, è chiaro che nei doppiaggi ci sono quelli che vanno fortissimo, quelli che hanno sbagliato lì sì, e ci sono stati molti doppiaggi, molti ritiri proprio a causa anche di questi sei giri che per me potevano benissimo farne i soliti classici tre giri da 10. Ma al di là di questo, non è una polemica che voglio fare, era solo che il giudice, che lo conosco chiaramente e so che è molto zelante perché è uno che guarda nei minimi dettagli, io lo ammiro da quel punto di vista lì, però un occhio di riguardo anche agli atleti e gli organizzatori che avevano già preparato la pista nei giorni precedenti o tre giri da 10 o due giri da 15, salvavamo un po' tutti e la neve si deteriorava molto meno e secondo me veniva una gara che anche per chi veniva dall'esterno, che non conosce molto bene il Passo Coe, godeva tra virgolette, perché era una giornata veramente brutta, ma comunque almeno poteva vedere un percorso un po' più diverso che sei giri. Per cronaca ha vinto il grande Roberto De Zol. Sì, lì ovviamente c'è stato il De Zol che si sapeva già dall'inizio che poteva vincere sempre, però se Alfio Di Gregorio non mollava gli ultimi giri, perché anche lui penso che abbia sbagliato i materiali. E lì ovviamente chi aveva i materiali faceva una grande gara, come si è dimostrato il Guido Masero, come il Marco Crestani che è arrivato terzo. Beh, diciamo che ha vinto Roberto De Zol, secondo Masero che ormai è abituato ai podi, e un buon Marco Crestani che poi
io lo ringrazio tantissimo perché è stato quello che nel dopogara è stato come il, il mitico personaggio del dopogara, si è portato su non so quanto prosecco e non so quanto da mangiare veramente, cioè, nonostante il tempo, e poi una balla infinita abbiamo fatto. Beh, non andiamo nei dettagli, se possiamo capire, ma ci vuole ogni tanto questo relax, dai. No, io volevo ringraziare anche quelli che sono venuti da fuori, l'Invernizzi Domenico che mitico, ci segue. Il mitico Invernizzi. Sì, infatti mi è arrivato davanti purtroppo anche questa volta, comunque alla fin fine diciamo vi siete che divertiti, fin abbiamo dai. Chiuso noi come master, abbiamo chiuso la stagione e aspettiamo solo al 28, 29, 30 ad Anterselva la conclusione totale proprio del circuito dello sci da fondo con i campionati italiani assoluti, che ci saranno tutti i big da andare a vedere questa gara. Carlo, non abbiamo parlato della staffetta, non abbiamo parlato dei tuoi compagni, questa sera li vuoi salutare, li vuoi ringraziare, perché la staffetta, ricordiamo, è il simbolo dell'unità, è il simbolo della squadra. Uno può andare forte, ma se gli altri due non collaborano non può uscire una medaglia d'oro, o viceversa. Insomma, la staffetta è un insieme di cose bellissime, c'è proprio lo spirito, ci sono i tecnici, c'è tutto il comitato Trentino Fisi nella medaglia d'oro che tu hai indosso. Beh, bisogna ringraziare i miei due compagni, Simone Larger e Sebastiano Pellegrin, che hanno fatto una bellissima gara, proprio mi hanno dato una posizione stupenda, meglio di così non potevano darmi, perché almeno non ho perso tutta la mia forza all'inizio, cercando, se fossi stato nella prima posizione era peggio, perché perdevo tutta la forza che avevo e non riuscivo a recuperare alla fine, invece ho cercato di stargli dietro e dopo nelle ultime curve di arrivo sono riuscito a tagliare una curva e passarlo via. Ringrazio davvero loro, perché se non fossero stati loro, una gara così non sarei riuscito a farla. Bravo Carlo, bravo. Un applauso lo facciamo agli altri due frazionisti del Comitato Trentino che ha appena salutato. Allora, nella nostra regia ha messo le immagini della marcia longa, perché alla marcia longa noi siamo veramente molto, molto così attaccati. Allora, ti faccio una domanda da $100,000 o da €100,000. Che cosa sarà del tuo futuro da atleta a livello assoluto? Questo l'abbiamo già capito, ma un domani, quando diciamo smetterai, più tardi possibile, ovviamente, la marcia longa la farai, come quella che ha fatto tuo papà? Spero di farla, spero. E il presidente l'ha fatta la marcia longa? Sì. Quante volte? Ti ricordi? No, l'ho fatta due volte, lo scorso anno e quest'anno. Lo scorso anno e poi anche nell'83. Presidente, non abbiamo parlato del settore femminile. Voi avete un occhio particolare di riguardo con la maestra Chiara, che segue appunto tutti i giovani, ma in particolar modo anche le ragazze, le donne. Stanno crescendo sempre di più queste donne, stanno diventando sempre più forti, per fortuna. Sì, sì, da quel punto di vista lì, anche noi avevamo ai campionati italiani la Natalia Mazzarini, che si è difesa molto bene, perché a livello come staffetta ha fatto quinta come Comitato Trentino e 24esima assoluta. Quindi Natalia, microfono per Natalia.